A Napoli nel cuore un grande campione, già capitano del Napoli, ex portiere Gennaro Iezzo. Anzitutto, quali i tuoi ricordi più belli dell'esperienza con la maglia azzurra? Beh, ce ne sono tantissimi di ricordi, è stata una grandissima cavalcata fino alla Champions League, dalla Serie C e sicuramente ogni anno ci sono tantissimi ricordi ogni anno che ogni tanto li ripenso volentieri. Ecco, tra l'altro va detto, tu hai vissuto proprio tutte queste fasi, tutti questi momenti, ricordi anche il calore del pubblico, va detto che i tifosi ti hanno sempre amato, ti hanno sempre seguito, hanno sempre fatto il tifo per Gennaro Iezzo, qual è il calore dei tifosi azzurri? Non è facile neanche descriverlo, io da napoletano e tifoso del Napoli, ogni volta che entravo e salivo il sottopassaggio del San Paolo era un'emozione unica, ti davo quella carica importante per dare il massimo per la maglia che amo e che amiamo. Che cosa ne pensi invece dell'uscita di Lavezzi? Tu tra l'altro hai avuto anche modo di giocare insieme a lui, siete incrociati, il Napoli perde molto secondo te? Ma il Napoli perde tantissimo, il Poggio al di là del campione che è un ragazzo splendido, è un ragazzo veramente, un ragazzo per bene. Dispiace tanto perché era quel qualcosa in più che dava a quel gioco di Mazzarri che comunque ha dato spettacolo. Credo che sarà una grossissima perdita per Napoli e per il Napoli. Le tue emozioni invece la sera della Coppa Italia? Ma da casa sicuramente è stata una grandissima emozione vedere comunque molti compagni alzare quella Coppa. Mi sono emozionato anche da casa. Diciamo che in quell'alzata di coppa magari c'è anche qualche sacrificio mio in questi anni. E ti ripeto, è stato veramente emozionantissimo. I tifosi ti aspettano però ovviamente, sperano anche di rivederti anche in veste di mister presto. Diciamo che tra allenatore e calciatore ci passa tantissimo. Io ci proverò perché non è facile. Oggi mi rendo conto di stare al di fuori, non è facile, però nella mia vita non ho mai mollato e voglio rincorrere quest'altro sogno. Se poi sarò bravo e sarò capace, allora mi vedranno. Invece se non sarò capace, sicuramente sarò consapevole e farò qualche altra cosa. Un grande saluto a tutti i tifosi di Napoli nel cuore.